della sostenibilità, anche con uno scienziato che si occupa di biologia, è complessa, ok? Anche perché si occupa di studiare effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico, faccio questo esempio. Oppure faccio un altro, scusate, ho fatto una presentazione, non vi farò vedere quasi nulla di questa presentazione, una presentazione di base. L'altra è la biologia della riproduzione e dello sviluppo. Noi viviamo in una società in forte declino demografico, e questo ha a che fare con la riproduzione, okay? Il declino demografico è un fenomeno sociale gigantesco che dipende da tantissimi fattori diversi, che sono fattori ambientali, ma sono fattori sociali, sono fattori economici, sono tantissimi. E quindi quanto sono sostenibili tutte queste nostre azioni, il nostro vivere quotidiano, anche la pervasione dell'ICT in questo senso, anche la gestione, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, anche il fatto che viviamo in una società post-industriale che è soggetta a impatti di inquinanti ormai accumulati e complessi che minano effettivamente la biologia. Ok, quindi questo trattando per farvi capire in che mondo si trova a lavorare uno scienziato, che sia un biologo, un fisico, un laureato in scienza della formazione, un economista o un sociologo, che si trova a pensare a temi legati alla sostenibilità. Giusto, così è giustificato il fatto che ci sia un immigrato. Il secondo motivo per cui l'altro motivo per cui io sono qui, diciamo, sono le mie, tra virgolette, pseudo cariche all'interno di questa università, oltre ad insegnare, oltre a fare ricerca. Rappresento il delegato del rettore, che in realtà è un sociologo, io sono il suo vice, per i temi legati appunto alla sostenibilità. È stato creato un po' di anni fa, ormai nel 2015, un comitato di coordinamento, certo, che per l'Università di Bicocca si occupa di temi legati alla sostenibilità. Si chiama BASE, che sta per Bicocca, Ambiente, Società, Economia, guarda caso. Okay. Dirigo un centro di ricerca interdipartimentale che si chiama Polaris, e la cui finalità è studiare la salute e la sostenibilità ambientale. Okay, questo è sostanzialmente.